Niente insetti su Wilma. La bocca è sugli occhi. Interessante. Sei un bell'uomo. Ho conosciuto De Novo, era il 1982. Eravamo al Palasport di Bologna, c'era l'ultimo giorno, insomma la giornata finale di questo contest, il secondo festival del rock italiano. Loro arrivarono secondi e io li conobbi in quell'occasione lì. Niente insetti su Wilma, che era la canzone, insomma, che ci aveva portato una certa notorietà, era la canzone che attirava un po' di più l'attenzione anche per la sua bizzarria, per la sua stranezza. Allora bisognava essere strani a tutti i costi. Niente insetti su Wilma, nella mano una pillola amara, fin dallo specchio al suo viso perfetto e dalla sua immobilità. Nasce tutto con una telefonata del nostro storico manager Francesco Fracassi, che mi chiama e mi dice: ho ritrovato dei nastri, delle prime incisioni. Io sapevo che esistevano delle incisioni fatte a Firenze all'inizio, proprio agli albori della nostra storia, era l'83 più o meno il periodo, e mai più usati, mai pubblicati. Non uscì mai, perché poi in seguito i ragazzi all'epoca erano veramente una macchina da guerra, nel senso che componevano in continuazione e già si portava nei concerti tutto un repertorio assolutamente nuovo. Invece abbiamo riscoperto questi 12 brani suonati come, cioè suonati 30 anni fa, capito? E così non abbiamo toccato niente, abbiamo preso, abbiamo cercato di, insomma, di dargli un po' una ripulita, diciamo, più che altro. Mai, 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 puoi trovarti accoccolato in mezzo agli ingranaggi. Non erano per niente retro, come dire, non sapevano di brani fatti 30 anni fa. Ora, vabbè, tu uno può dirmi, beh, chiaro, tu sei parte in causa, ma... No, no, ma io parlo sinceramente, cioè, veramente, sono rimasto anch'io colpito perché non... rifatti con dei suoni particolari, devo dire che sono attualissimi. In queste canzoni c'è tutta l'anima nervosa, sincopata dei primi De Novo, quella più genuina, che forse un po' col tempo magari abbiamo smussato per cercare di raggiungere un pubblico più vasto. I De Novo, eccoli qua. Casualmente mi è capitato di ritrovarli dentro la valigia in un magazzino a casa di mia madre, e poi un po' alla volta mi è venuta la curiosità di andare a verificare questa cosa. Più rosea, può spiegarsi se tutto va in fumo. Siediti, rassicurato, fra quelle braccia amiche. E lui mi ha detto, appunto, ho ritrovato questi nastri, ho intenzione di lavorarli, di intanto vedere se c'è qualche cosa ancora dentro, se si sono cancellati, perché voglio festeggiare il trentennale. Ci sono alcune canzoni che suonano ancora oggi freschissime, Ipnosi, che abbiamo scelto come apripista per questa riesumazione, suona ancora molto fresca. Ci sono delle influenze anche della, appunto, della new wave, della prima new wave degli anni 80, il post punk, anche di una certa no wave che aveva delle influenze jazzistiche. Nel significato di questa operazione è puramente affettivo. Ecco, devo dire che ritrovare 30 anni dopo l'entusiasmo che avevamo in quelle registrazioni è stata forse la cosa più bella.
noi guardiamo anche con una certa tenerezza a noi ragazzi 30 anni fa che fanno quella musica, quando ci ascoltiamo ci crea un effetto così, come si guardano le fotografie della scuola. Ora stai sentendo tutto. Le chitarre e le voci mi sembrano comunque abbastanza belle. Ora stai sentendo un concentrato, passa tutto sul digitale, cioè il ritorno è solo digitale. Ma tu pensa quando lo apri su un mixer analogico. No, non ho sentito. Un punto è sempre.